Lasciatemi dire che c'è in questo momento un'emergenza nell'emergenza, che sono le immagini che stanno arrivando dalla Campania, dagli ospedali della Campania. Delle immagini che in questo momento non possono che sconvolgerci e che mi sconvolgono. Sono immagini terribili quelle che stiamo vedendo, immagini di persone, ieri una persona morta nel bagno di un pronto soccorso, con immagini di altri pazienti sulle barelle in condizioni veramente precarie e preoccupanti. Però dobbiamo dirci una cosa, che se adesso i pronto soccorso non stanno funzionando, se ricevo ogni giorno testimonianze da persone che lavorano nelle ambulanze, vedono morire pazienti nelle ambulanze perché non hanno la destinazione dove portare il paziente, e allora esercito, protezione civile, medici dell'esercito, medici della protezione civile devono andare in rinforzo ai nostri medici e ai nostri infermieri che sono allo stremo, io ricevo messaggi, sento a telefono medici, infermieri, operatori sociosanitari che non sanno più dove sbattere la testa e non sanno dove mettere i pazienti. Allora, zone gialle, zone arancioni, zone rosse, io rispetto tutto e il Ministro della Salute ha tutta la mia fiducia nel lavoro che sta facendo col CTS, ma attenzione, se io vedo che ci sono file di 30 ore di ambulanze fuori ad un ospedale, se ci sono morti in un pronto soccorso e vediamo scene come quelle di ieri, e allora si devono dichiarare le zone rosse, ora si devono dichiarare a livello regionale, si devono dichiarare a livello provinciale, decidiamo, ma decidiamo.